In attesa della presentazione ufficiale che ci sarà martedì della lista prospettiva 2022, questa sera incontrate la cittadinanza? Ma sì, per la seconda volta abbiamo scelto un evento, una manifestazione di popolo, perché crediamo che soltanto attraverso il contatto diretto si possano ottenere risultati migliori, e per la seconda volta consecutiva scegliamo il centro storico. Dopo il primo marzo, dopo quella straordinaria manifestazione alla quale hanno preso parte oltre 500 aquilani, torniamo nell'arco di un mese nel centro storico, questo proprio per lanciare un messaggio. Tanti giovani in una festa che vogliono appunto ripartire dal centro storico della nostra città. Forse la migliore composizione l'abbiamo fatta noi, è una lista che racchiude in sé varie esperienze professionali e politiche e soprattutto punta a un ricambio generazionale con la presenza di tanti giovani professionisti, coadiuvata anche dalla presenza di persone più mature ma che comunque si trovano alla prima esperienza politica. Quindi abbiamo sempre cavalcato la necessità che cambiassero i volti e le facce in Consiglio Comunale, noi lo abbiamo realizzato questo progetto concretamente con la composizione di Prospettiva 2022. La cosa che mi dispiace è l'ennesima presa per i fondelli a danno dei cittadini dell'Aquila, perché una proroga che arriva a meno di 20 giorni dalle elezioni ha chiaramente una impostazione di natura elettorale. È l'ennesimo scandalo al quale dobbiamo assistere da parte di un assessore all'urbanistica che ha governato malissimo il suo assessorato e da parte di un sindaco che chiaramente sta naspando e chiaramente con grossi problemi di consenso e cerca di recuperare qualche voto con questi atti fatti all'ultimo minuto. L'appello che io voglio rilanciare nuovamente è quello del voto utile, e lo voglio lanciare agli aquilani. Ogni voto dato a qualsiasi formazione di centrodestra che non è collegata con la candidatura di Giorgio De Matteis sarebbe come dare un voto a Massimo Cialente, quindi il voto utile è quello su Giorgio De Matteis, perché è l'unica realtà che può battere come batterà Massimo Cialente. Quale immagina sarà il suo ruolo, il suo impegno all'interno della futura amministrazione nel caso in cui dovesse vincere Giorgio De Matteis? Ma questo lo lasciamo decidere a Giorgio De Matteis. Il nostro impegno è quello di rappresentare uno spaccato sociale importante all'interno del Consiglio Comunale, soprattutto, come abbiamo detto all'inizio, la realtà giovanile è il valore aggiunto che noi abbiamo apportato alla coalizione di Giorgio De Matteis. E se lo sommiamo anche alla chiara connotazione di lista di centrodestra, qual è quella di Prospettiva 2022, abbiamo creato appunto le condizioni affinché la vera coalizione di centrodestra è quella di Giorgio De Matteis. La Carispac è uno dei tesori di questa città e è assolutamente assurdo che ci sia in atto un tentativo di scippo nei confronti della città dell'Aquila. Chiaramente se ci fosse stata un'amministrazione comunale più forte, più credibile, più autorevole, probabilmente questo non sarebbe accaduto. Ce ne occuperemo sicuramente noi a partire dalla metà di maggio. Paolo Ordini, candidato nella lista prospettiva 2022 che appoggia Giorgio De Matteis, sindaco, come mai questa scelta? Allora, la scelta è stata dettata dalla coerenza. Dalla coerenza di voler appoggiare il nostro amico Luigi D'Eramo in questa avventura. Inizialmente quando Luigi ha proposto la sua idea di candidarsi a sindaco, noi eravamo con lui per una convergenza di idee e una convergenza di opinioni. Nel momento in cui c'è stata la deviazione sul candidato sindaco De Matteis, dovuto a fattori esterni, dovuto al fattore al fatto che il candidato del PDL sembra non aver voluto il confronto diretto con Luigi, probabilmente con le sue ragioni, e noi per coerenza abbiamo continuato a seguire il nostro capolista. Adesso Casa Pound nella mia persona è presente nella lista prospettiva 2022 e cerchiamo di onorare questa presenza. Sulle polemiche appunto che ci sono state ultimamente attorno a Casa Pound, come risponde a questo? Ma credo siano polemiche abbastanza sterili. Nel,
nell'ottica di dover perseguire un obiettivo comune. Probabilmente c'è una visione di intenti comune e forse le dinamiche sono diverse, ma il nostro obiettivo è e sarà sempre quello dell'attività sociale per appoggiare i nostri cittadini.